Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Tra i ben ritrovati c'è anche Diego in regia. Diamo il saluto a chi ci segue. Buongiorno Siena, inizia adesso, puntuali alle ore 7:15 come ogni giorno. Vi abbiamo parlato delle varie ricorrenze e vi abbiamo raccontato anche qualche giornata particolare dedicata agli animali, ai cani e ai gatti. Oggi andiamo oltre perché la giornata di mercoledì 23 ottobre è dedicata al leopardo delle nevi, è proprio la giornata mondiale e si tratta di un felino tanto maestoso quanto elusivo che si è adattato ad ambienti impervi come i picchi rocciosi delle montagne sopra i 4.000 metri di altitudine, quindi oggi la dedica è a questo particolare animale, mentre invece i compleanni sono quelli del giorno, la ricorrenza giusta, 23 ottobre 1920, la data di nascita di Gianni Rodari, scrittore e pedagogista, poi Carlo Caracciolo che era nato nel 1925, editore e imprenditore. Nanni Loi, brillante attore e regista, nato nel 1925. Bruno Corbucci, regista, classe 1931, lo ricordiamo insomma per molti film famosi. Famosissimo invece il personaggio nato nel 1940, il 23 ottobre, parliamo di Pelé, Edson Arantes do Nascimento, fuori classe del calcio. Alida Kelly, attrice, classe 1943, e poi Branco, l'astrologo svizzero, anzi sloveno, scusate, che è nato nel 1944. Duilio Gianmaria, giornalista, scrittore, conduttore TV, classe 1960, ed Alex Zanardi, nato nel 1966, pilota di Formula 1, conduttore TV e atleta, insomma, un personaggio conosciutissimo. I fatti più importanti della storia: siamo al 42 a.C., la guerra civile romana con l'esercito di Bruto che viene sconfitto in modo decisivo da Marco Antonio e Ottaviano, Bruto si suicida. 1520, Carlo V viene incoronato imperatore nella cattedrale di Aquisgrana e poi siamo al 1863 con Quintino Sella che fonda il club alpino italiano. 1942, seconda guerra mondiale, inizia la seconda battaglia di El Alamein in Egitto, le forze britanniche iniziano una grande offensiva. 1958, viene pubblicata la serie a fumetti dei Puffi. 1973, lo scandalo Watergate con il presidente statunitense Nixon che accetta di consegnare gli audio delle conversazioni tenute nella sala ovale e riguardanti lo scandalo. 1992, Akihito diventa il primo imperatore del Giappone a mettere piede sul suolo cinese. E 2011, un terremoto di magnitudo 7,3 della scala Richter colpisce la Turchia, oltre 500 i morti e oltre 1.000 i feriti. Adesso noi torniamo a Siena, abbiamo l'appuntamento quotidiano con Maura Martellucci e quindi a lei la linea. Buongiorno Siena, oggi è il 23 ottobre e anche oggi parliamo della Madonna di Provenzano. Come ne abbiamo parlato il 16 di ottobre, il giorno in cui venne consacrata la collegiata. Ecco, in questo giorno, nel 1611, sempre quindi la settimana successiva, venne portata la statua di terracotta della Madonna dei Miracoli all'interno della sua nuova casa sull'altare maggiore, dove la vediamo ancora oggi, è sempre lei, è sempre la stessa. La cerimonia di traslazione venne accompagnata da una sontuosa processione che coinvolse tutta la città. Era seguita la statua da migliaia di devoti giunti da ogni luogo. Era di notte, Siena illuminata a giorno però, da oltre 1500 torce che erano state donate e accese dai poveri come dai ricchi, e nelle campagne fino a dove arrivava all'occhio si vedevano solo accesi fuochi per la gioia di questo grande evento. La processione seguì un percorso ben preciso, un severo rituale al quale prendono parte tutte le più alte cariche ecclesiastiche e laiche di Siena, delle sue terre e dei suoi comuni. Una processione che si snoda per tutta la città, infatti nel dipinto che è ancora conservato nella sacrestia della Collegiata di Provenzano e anche sulla tavoletta di Bicherna che illustra questo importante momento storico della città, si vede benissimo come la processione si tocchi appunto tutte le vie e i luoghi principali di Siena, perché la Madonna deve vedere tutta la città come è devota e come si rivolge a lei, guarda a lei con speranza per un futuro migliore, e la Madonna, lo sappiamo, è la patrona poi di spirito di tutta Siena e soprattutto di tutta la Repubblica Senese. C'erano tutte le altre cariche anche
del Granducato, c'era la famiglia Medici al Gran Completo. E dopo che questa immagine appunto viene fatta girare per tutta Siena, arriva appunto nella sua nuova casa e Provenzano per l'occasione è davvero vestita a festa. All'interno le pareti sono ricoperte di tutti gli ex voto donati che aveva ricevuto grazie dalla Madonna e poi c'erano sete, vasi, argenti e la facciata era adornata di torce e nelle sue quattro nicchie dove ci sono le statue dei santi protettori. Narra Bernardi, che scrive però nel 1895, vi erano tutte le bandiere delle contrade per indicare che questa era la chiesa di tutte le contrade, la chiesa per eccellenza del popolo senese. E non a caso poi, dal 1658, il primo vero palio alla tonda, il palio che poi è arrivato fino a noi, sarà corso da allora e continuativamente fino ad oggi, proprio in onore della Madonna di E allora andiamo a pescare le notizie particolari, i lanci di agenzia, le notizie flash. Abbiamo Papa Francesco che taglia lo stipendio dei cardinali da novembre qualche centinaio di euro in meno, sui quasi 5.000 in busta paga. Dal 1 novembre, dunque, le buste paga dei cardinali che lavorano in curia saranno più leggere. Con una lettera, appunto, Papa Francesco ha dato questo input. Poi Taiwan, portaerei e navi cinesi nello stretto, aumenta la pressione di Pechino sull'isola ribelle. Una flottiglia cinese guidata dalla portaerei ha navigato vicino alle acque delle isole, appunto, che sono nella zona di Taiwan e ha continuato attraverso lo stretto. Poi Bill Gates che dona 50 milioni a Kamala Harris e Trump invece accusa il partito laburista inglese, in questo caso c'è la donazione di Bill Gates, 50 milioni di dollari a una no profit che sostiene Kamala Harris. Un colpo di fiocina al viso e perde l'occhio, niente processo per il vicino. Petronella Codreanu dice: ho paura, tornerà qui, lei non vede più da un occhio, non può più lavorare, la sua vita e quella dei suoi familiari è cambiata per sempre e in più adesso anche la paura per la possibilità che il vicino possa di nuovo tornare. Roma, l'imprenditore suicida all'usuraio, lascia studiare mio figlio. Pensate, un debito da 147.000 euro che era arrivato a 1 milione. E c'è anche il drammatico racconto delle ultime ore, degli ultimi giorni, appunto, della persona che poi si è suicidata. Virus respiratorio sincenziale, un super anticorpo che protegge i neonati, ecco come funziona il nuovo farmaco. Una delle minacce peggiori per i neonati e i piccoli di pochi mesi è questo virus, appunto, la cui stagione si apre proprio in questi giorni. Ci parlano di un nuovo farmaco e anche ci spiegano come funziona. Noi andiamo avanti e parliamo di migranti, il decreto Albania, cosa succede con i rimpatri? Paesi sicuri, centri e giudici, il testo del provvedimento, un decreto fino a ieri oggetto di limature e aggiustamenti e molte domande, alcune delle quali verranno sbrogliate tra poco più di un mese dai giudici della Cassazione, quindi certamente ne sapremo di più. Le accuse del Consiglio d'Europa, agenti italiani razzisti, lo sconcerto di Mattarella e Meloni meritano rispetto, una bufera continentale, questo dice la notizia, è quella al centro della quale sono finite ieri le forze dell'ordine italiane con tanto di levata di scudi di governo e Quirinale ritenute razziste. Statali, il freno al turnover nella pubblica amministrazione, il taglio del 25% delle assunzioni, in manovra torna il tetto per i concorsi per un anno. Nemmeno il tempo di festeggiare la prima timida inversione di tendenza nell'età media degli statali italiani, appena scesa da 49,5 a 49 anni che appunto per le amministrazioni pubbliche è già tempo di mettere un freno al turnover e c'è cioè il taglio del 25% delle assunzioni, quindi un taglio che fa sicuramente discutere. Adesso la notizia del paracadutista della Folgore disperso nel lago di Bolsena durante un'esercitazione speciale è stato l'unico a non riemergere. Il paracadutista sottufficiale dell'esercito, ieri mattina era a Viterbo insieme alla sua squadra speciale, appunto il 185esimo reggimento. Durante questa esercitazione è stato l'unico a non riemergere dal lago. Smart working, Stati Uniti in retromarcia, l'azienda 3M fa rientrare i manager e quindi insomma una iniziativa per quanto riguarda la modernità e la trasformazione del mondo del lavoro, e se ne parla fin dal 1967, viene portato questo esempio del regista francese Jacques Tati,
che si divertiva appunto a prendere in giro la modernità e la trasformazione del mondo del lavoro. Adesso ci arriviamo con l'azienda 3M che fa rientrare i manager. Bianca Berlinguer furiosa nel fuori onda, l'ennesimo fuori onda, siete un branco di incapaci, non si può lavorare così. Poi l'attacco alla RAI, ringrazio Dio di non essere rimasta lì, oggi sicuramente non sarei più in onda. Lo dice nel fuori onda appunto Bianca Berlinguer. Ogni tanto ho l'impressione, pensando a quello che viene proposto, che sia, non sia lei ma sia Virginia Raffaele, però effettivamente ci dicono che è Bianca Berlinguer. A parte le battute, andiamo all'ex DG di Sogei, arrestato per corruzione, parla al GIP, Paolino Iorio, e dice consulenze non per ruolo rivestito nell'azienda. Ha risposto alle domande del GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. La festa del cinema con le pagelle dei look della serata, preziosi, Divo prende un bel 9, Finocchiario spaziale e prende 4. Tecla con gli stivali, voto 9, insomma ci sono i voti che vanno da Preziosi che è il massimo insieme a Tecla con voto 9 alla Finocchiaro che prende solo 4. Unifil, siamo a notizie sicuramente più serie, ci portano a Israele, ha usato armi a fosforo bianco in una base, colpiti 15 soldati, il rapporto top secret che è stato svelato all'esercito israeliano avrebbe usato il fosforo bianco in una base Unifil in Libano. Per quanto riguarda un'altra notizia, l'area Salis, la revoca dell'immunità chiesta dall'Ungheria è possibile? Ecco cosa potrebbe succedere. L'Ungheria ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare dell'eurodeputata, appunto, Ilaria Salis. Sabrina Salerno, il tumore al seno, mi alleno 6 volte a settimana, non devo stare sul letto a piangere, la risposta alle critiche social. Lei ha risposto così con 2 video pubblicati nelle sue storie Instagram alle critiche ricevute nelle scorse settimane. Anche Sabrina Salerno, ne abbiamo parlato ieri per Eleonora Giorgi, stanno combattendo questa battaglia così forte, e quindi possiamo fare a entrambe un grosso augurio. Per invece la vicenda di Federico Di Marco, a 19 anni ho perso un figlio e fatto una settimana di leva militare, in quel periodo ho pensato di smettere col calcio. Il giocatore dell'Inter e della Nazionale parla della perdita di un figlio, la leva militare, l'infortunio per 4 mesi, in pochi probabilmente conoscono nei dettagli l'esperienza di Federico Di Marco in Svizzera quando giocava nel Sion. Noi adesso andiamo invece alle notizie che ci portano in primo piano ADN Kronos, con razzismo in polizia e politica, il Consiglio d'Europa accusa l'Italia, l'ira del governo, questa è la notizia più dibattuta nella giornata di oggi, se ne parlerà anche tramite le prime pagine dei quotidiani nazionali, le forze dell'ordine accusate nel report appunto dell'Europa. Un'altra news, quella dei migranti in Albania, il governo tira dritto, non esiste un piano B. Ucraina-Russia, Kiev che dice soldati della Corea del Nord che sono già arrivati appunto al fronte. E poi maltempo, scatta l'allerta rossa in Veneto, arancione in 3 regioni, c'è ancora preoccupazione per le previsioni del tempo che noi avremo modo di poter sentire in diretta con il collegamento alle ore 8 con Consorzio Lamma. La notizia di Bill Gates che dona 50 milioni di dollari a Kamala Harris, e poi invece Israele, morto il successore di Nasrallah, in questo caso ci dicono che è stato ucciso nel raid di 3 settimane fa. Per quanto riguarda i 2 anni a Palazzo Chigi, la ricorrenza ieri abbiamo detto del governo Meloni, oggi l'alfabeto del governo appunto dalla A alla Z. Beh, un po' di ironia ma anche un po' il riassunto di quello che è accaduto, se vi interessa questa notizia potete andare a cercarla per approfondire. Noi ci portiamo a Coldiretti e all'esportazione dell'agroalimentare, si parla di un più 8% nel 2024. E quindi una situazione insomma positiva, quando il segno più va sempre bene, anche se si può migliorare ovviamente, come diciamo spesso. L'agenzia ANSA ci propone per la notizia di ultim'ora il titolo che riguarda Genova, regina tra le mete top, e in questo caso insomma siamo all'ANSA con la notizia delle ore 6:45, mentre per quanto riguarda quello che è accaduto nella notte, Tokyo, l'apertura della borsa piatta con un meno 0,03%, e poi le notizie calcistiche che però troveremo anche nelle prime pagine dei quotidiani. Qua leggiamo
che la Juve ha perso 1-0 con lo Stoccarda e che il Bologna ha perso 2-0 con l'Aston Villa nella partita appunto giocata ieri sera. La Champions prosegue anche nella giornata di oggi, l'apertura dell'Anza è su Mattarella, stupito dalle parole del Consiglio d'Europa, l'ira di Meloni, la denuncia della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza. Piantedosi dice è inaccettabile, Tajani parla di falsità, Crosetto serve rispetto, pressing delle opposizioni, la Premier venga a riferire in aula sull'Albania, un DL fantasma e poi appunto le parole di Mattarella che è stupito da quello che è emerso dal Consiglio d'Europa. Adesso è arrivato il momento, visto che siamo alle 7.31, quindi è l'ora giusta per l'aggiornamento con la viabilità, poi avremo anche le notizie sul territorio senese. Adesso andiamo invece a collegarci con Anas per un nuovo aggiornamento. Io vi posso solo dire che per il territorio che ci riguarda in Toscana, sulla strada statale 223 di Paganico, attiva una riduzione di carreggiata in direzione Siena tra lo svincolo di San Rocco a Pilli e lo svincolo per Siena. Per tutte le altre notizie ci affidiamo ad Anas. In viaggio con Anas, notiziario Anas sulle limitazioni al traffico della regione Toscana. Sulla strada statale 3 bis Tiberina è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Valsavignone e di Pieve Santo Stefano Nord in direzione Orte in provincia di Arezzo. Sulla strada statale 12 della Betone del Brennero è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di La Lima e di Cutigliano in provincia di Pistoia. Sulla strada statale 223 di Paganico è attivo una riduzione di carreggiata in direzione Siena tra lo svincolo per San Salvatore a Pilli e lo svincolo per Siena. Anas ricorda, quando sei alla guida tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto Anas 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario Anas. Tante le notizie anche oggi, quelle serie, quelle un po' più leggere, anche quelle curiose come facciamo ogni giorno, e quindi prima vi leggevamo insomma di fuori onda particolari, quelli di Bianca Berlinguer, l'ultimo branco di incapaci, se fossi ancora lì, cioè in Rai, oggi non sarei più in video, la conduttrice si abbandona sottovoce a una confessione sul suo trasloco dalla Rai a Mediaset e parla di un branco di incapaci, cioè i suoi collaboratori, visibilmente alterata dopo essersi lamentata con i suoi collaboratori per un servizio errato mandato in onda, dice non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così, succede, d'altronde cara Bianca pensa al sottoscritto che deve lavorare con Diego fino alle ore 8.30, quindi sarà dura, ma ce la faremo. Sto facendo una battuta ovviamente per chi alla radio o in TV ci sta seguendo e magari non ha ben presente quanto invece sia pignolo e sia professionista esemplare Diego Gasparoni, che ci segue in questa puntata e ci supporta. Andiamo a un'altra notizia, andiamo a giorni di ferie dopo una delusione amorosa, c'è anche questa possibilità. Ecco il congedo dal lavoro per i cuori infranti, per evitare che qualcuno se ne approfitti, il congedo può essere chiesto una sola volta all'anno, non è che ci si può lasciare diciamo una volta al mese e poi andare in ferie, vale per una volta all'anno, però questa possibilità, la delusione d'amore che porta a giorni di riposo e ferie per chi è a reduce da questa situazione diciamo così disastrosa. Il congedo dal lavoro di 5 giorni per i cuori infranti non è più utopia, e in questo caso il via è arrivato non dall'Italia ma dalle Filippine, chissà che magari questa possibilità non possa giungere anche a noi. E poi prova a recuperare il telefono ma rimane incastrata per 7 ore tra le rocce, la ragazza era bloccata in una stretta fenditura, stava affrontando un'escursione con i suoi amici quando è rimasta incastrata appunto tra diversi massi ed è stato necessario l'intervento dei soccorsi per liberarla, era veramente incastrata, ci sono delle foto emblematiche di quanto è accaduto in Australia, appunto è rimasta bloccata per 7 ore di cui una trascorsa testa in giù tra le rocce nel tentativo di recuperare il proprio telefono. Beh, insomma, a tutto c'è un limite, verrebbe da dire. Fate attenzione, adesso ci spostiamo invece a una notizia che riguarda
a livello regionale, quello che scrive La Voce, il quotidiano di Roma, Cervete, La Dispoli ed Etruria Meridionale, è allarme coca rosa in voga tra i giovanissimi, la denuncia dell'ordine dei medici può avere effetti devastanti. La campagna nelle scuole a Roma per sensibilizzare su questi pericoli, i pericoli insomma veramente notevoli, la polvere bianca ha poco a che fare con questa cocaina rosa, anche se è definita così, la nuova sostanza stupefacente è un prodotto veramente molto molto pericoloso, attenzione perché i medici dicono può avere effetti devastanti. Ci spostiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura per le accuse alla polizia, l'ira dell'Italia, il Consiglio d'Europa, c'è il razzismo, Mattarella sbalorditi, la Premier parla di rispetto che deve essere ritrovato, ancora scontro con i magistrati, poi le modifiche al decreto sui rimpatri, si va verso il ricorso in appello, insomma un riassunto delle notizie in un titolo e un sottotitolo come sa fare il Corriere della Sera, mentre poi le altre news parlano di Meloni e del lavoro e dei conti in ordine, critici PD e Movimento 5 Stelle nel bilancio di 2 anni di governo. Pagella migliore, record dei BTP, raccolti ordini per 200 miliardi, il rating e gli investitori nell'articolo di spalla. Il Milan batte il Bruges, Stoccarda beffa la Juve, Bologna KO con l'Aston Villa. Intanto noi ci spostiamo a un'altra notizia, il poliziotto Celeste Moriva, le ho tenuto la mano, il femminicidio in Puglia, il racconto drammatico di quanto è successo. C'è anche l'intervista a Piantedosi proprio sull'accusa di razzismo dall'Europa, un attacco incredibile, noi in linea con l'Unione Europea, dice il ministro. Andiamo poi a Repubblica, in questo caso razzismo nella polizia. Il rapporto del Consiglio dell'Unione Europea accusa le forze dell'ordine italiane di profilazione razziale e la politica di deriva xenofoba. Migranti, il governo ancora al lavoro sul decreto, la Corte di Giustizia di Bruxelles, le sentenze sono vincolanti. L'ira di Meloni, serve rispetto, lo stupore di Mattarella, vicinanza agli agenti e poi Garattini, non siamo spie, il nostro segreto è sacro, in questa intervista appunto per Repubblica. In Colombia l'ultima chiamata per salvare la terra e il mare, ne parla Luca Fraioli appunto in riferimento al clima, il naufragio albanese e invece il titolo che Repubblica dedica alla situazione governo Albania, governo italiano ovviamente. La Stampa, in Italia deriva razzista, l'ira di Meloni e Mattarella, migranti in Albania, parte la sfida ai giudici, Del Mastro sono degli ayatollah. Il rapporto del Consiglio europeo, anche il libro di Vannacci sotto accusa. Stati divisi d'America, mai così incerti i sondaggi, il voto si gioca in 15 contee e la fotonotizia vede i due sfidanti fianco a fianco. Poi io, madre, con la GPA, adesso ho paura, mia figlia non sarà un corpo del reato, la maternità surrogata è appunto un racconto di Maria Sole a pagina 23. La sanità, se la visita oncologica arriva dopo 480 giorni e poi barbareschi flop Rai tra Boccaccio e la peste, nella televisione il tema di Se mi lasci non vale, la prima serata di Rai 2 condotta da Barbareschi che non è andata assolutamente bene. Così la vittoria totale fa allontanare la pace, 2 guerre mondiali non sono bastate all'Europa, la riflessione su quanto sta accadendo e su una situazione veramente molto molto delicata. Il freno alle assunzioni nella pubblica amministrazione, manovra nel 2025, torna il tetto ai concorsi, il taglio del 25% agli ingressi legati al turnover, Zangrillo non sono contento ma priorità ai conti, Roma a rischio 3.000 posti in più per il giubileo, domanda record per i nuovi BTP, offerti 13 miliardi di richieste a quota 200 e poi il Consiglio d'Europa, agenti razzisti, Mattarella e Meloni dicono meritiamo rispetto, imprenditore suicida all'usuraio, lascia studiare mio figlio, intercettato l'appello a uno dei 4 aguzzini che lo ricattavano per un debito da 147.000 euro, esecuzione a Napoli, uccide a 16 anni l'amico d'infanzia e poi ha detto non volevo farlo ma lo ha voluto il boss. Emendamento del governo, non sarà applicata la Bolkestein per i circoli sportivi, niente bandi europei, commozione a Bologna, il pasticcere dei VIP muore mentre porta aiuti agli alluvionati. Una tristissima vicenda.
mentre Libero, l'odio per le divise è nell'apertura, Sinistra caccia di sbirri, il Consiglio d'Europa accusa di razzismo la nostra polizia, è un dossier farlocco, eppure l'opposizione ne approfitta, attacca il governo, Mattarella dice vicini alle forze dell'ordine, verso lo scontro finale sul decreto Albania, le toghe rosse invitano a non applicarlo, spinta esaurita nei sondaggi, secondo Libero, Kamala sta affondando e i Dem rimpiangono Biden. Tutto questo prima della pubblicità. È mercoledì e come ogni mercoledì abbiamo il collegamento con la Polizia Municipale di Siena. Diamo il buongiorno all'ispettore Laura Angiolini. Buongiorno e bentrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale di Siena. Viabilità regolare sulla rete stradale della nostra città, il traffico risulta in intensificazione in direzione dei plessi scolastici e dei luoghi di lavoro. Nel corso di svolgimento il mercato settimanale delle merci. Si ricorda che resta possibile usufruire del parcheggio stadio oltre che del parcheggio a raso situato nelle immediate adiacenze. Come prima ordinanza andiamo a vedere che domani, giovedì 24 ottobre e venerdì 25 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18 via De Pispini, tra il civico 73 e l'intersezione con vicolo del Sasso sarà in vigore un divieto di transito a causa del posizionamento di una piattaforma aerea utile al trasporto di materiali ingombranti travi di legno. Ai veicoli autorizzati sarà consentito il senso unico alternato con ingresso da via di Pantaneto e l'uscita con direzione via del Sasso, seguendo poi l'itinerario consentito Riviera, San Girolamo, Cantina e via Roma. Sempre da via Pispini sarà inoltre in atto un divieto di sosta con rimozione tra i civici 65 e 77. Vi portiamo all'attenzione delle operazioni di taglio dell'erba, manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico che interessano a partire dalle ore 7 di lunedì 28 ottobre la zona di San Prospero fino alle ore 16 sempre di giovedì 31 ottobre. Via Pannilunghi nel tratto compreso fra via Corridoni e via 24 maggio dove sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione entrambi i margini della carreggiata. Sarà in atto inoltre un divieto di transito, ad eccezione ovviamente di coloro che dovranno raggiungere le sede private nella stessa via, quali sarà consentito un senso unico alternato. Sempre a partire dal lunedì 28 ottobre anche la zona di Taverne d'Arbia, in particolare via Conte d'Arras, sarà interessata dal divieto di sosta con rimozione per manutenzione e messa in sicurezza del verde pubblico. In occasione della partita di calcio Siena FC San Giovannese, in programma dalle ore 14.30 di domenica 27 ottobre, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. L'area interna allo stadio Artemio Franchi, ricordiamo che sarà chiusa alle ore 23 di sabato 26 ottobre e sarà sottoposta appunto a un divieto di sosta dalle ore 8 del giorno successivo con rimozione dei veicoli, quindi prestare particolare attenzione. E sempre dalle ore 8 di domenica 27 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata in viale 25 aprile, via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Pannilunghi e via Fruschelli, via dei Mille, viale Curtatone e via Tozzi, che saranno interessate anche da un divieto di transito veicolare a partire dalle ore 12.30 circa, secondo poi le esigenze e necessità ravvisate sul posto dal dirigente dell'ordine e della sicurezza pubblica. Saranno, e qui ricordiamo che saranno inoltre possibili interruzioni temporanee anche del transito pedonale nella zona intorno allo stadio in base appunto sempre alle esigenze di ordine pubblico. Prima di passare all'approfondimento vi volevo ricordare che sabato dalle ore 10 fino al termine della manifestazione torna in Fortezza Medicea la rassegna Puledri Anglo-Arabi, giunta alla terza edizione. In caso di pioggia verrà rinviata la domenica successiva. L'evento è aperto a tutti, la popolazione avrà modo di poter ammirare da vicino i giovani cavalli e verranno premiati i migliori soggetti per ciascuna categoria e un premio speciale sarà poi assegnato anche al cavallo che verrà ritenuto con la morfologia più adatta a Piazza del Campo per correre il palio.
Ecco, queste sono diciamo tutte le ordinanze. Vi ricordiamo sempre che le ordinanze sono consultabili sul sito del Comune di Siena oppure presso il nostro albo pretorio online oppure anche qui al comando in via Tozzi. E per ultimo, prima di passare agli aggiornamenti, mi preme ricordare che a seguito dell'ordinanza ANAS diramata il giorno 16-10, cioè il 16 di ottobre, dal 15 di novembre fino al 15 di aprile sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali per tutti i veicoli a motore su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione ANAS in Toscana. Ciclomotori e motocicli saranno esenti all'obbligo, ovviamente non potranno transitare quando ci sono queste situazioni climatiche. E l'ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del codice della strada e prevede sanzioni per chi non rispetta tale ordinanza, quindi il trasgressore ha l'obbligo quindi di montare i pneumatici invernali, se no è soggetto a una sanzione che va da 41 a 169 euro nel centro urbano, da 85 euro fuori da centri urbani e da 80 euro se sono sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada. Quindi l'obbligo di catena a bordo e pneumatici invernali è indicato tramite l'apposita segnaletica verticale. Questo è per quanto riguarda tutto quello che sono le ordinanze. Ovviamente noi parleremo ancora della disposizione per quanto riguarda la possibilità di avere le catene a bordo, anzi la possibilità, l'obbligo dal 15 novembre, adesso è una possibilità, e anche pneumatici invernali. Oggi invece, brevemente, per l'approfondimento andiamo ai dossi artificiali, la presenza appunto in alcune zone del territorio senese, in alcune strade della città. Sì, in alcune zone anche molto richiesti da cittadini. Allora, questa mattina appunto parliamo dei dossi che sono detti, conosciuti anche come dissuasori di velocità o rialzi, e rappresentano un elemento appunto chiave della sicurezza stradale. La loro funzione è fondamentale perché deve far decelerare i veicoli che sono in zone grigie, che sono zone, diciamo che sono situazioni, elementi strutturali importanti per la velocità, infatti a volte tanti cittadini ce ne fanno richiesta. E la loro installazione, per esempio, sono collocati a Siena, sono nei pressi di intersezioni oppure le attraversamenti pedonali, se si attraversa via Fiorentina, viale Cavour e via Pisacane, vi sono i dossi. E la loro installazione contribuisce a creare un ambiente di guida sicuro, evitando gli utenti della strada alla prudenza. Un dosso stradale porta gli automobilisti a rallentare. Sostanzialmente il dosso è previsto dall'articolo 42 del codice della strada e, se non erro, dal 179 del regolamento. E dal 42 sono classificati come segnali complementari utilizzati per sottolineare le caratteristiche del tracciato stradale, la presenza di ostacoli. Se invece non si va a vedere il 179, perché poi spesso ci chiedono, no, come sono questi dossi, gli utenti della strada. Ecco, il 179 che dà attuazione al codice della strada ci dice che possono essere posizionati su strade con limite di velocità a 50 km orari o inferiore a 50 km orari. Devono essere evidenziati con segnali paralleli gialli e neri alla direzione di marcia e visibili sia di giorno che di notte. Devono essere presegnalati per avvisare gli automobilisti della presenza del dosso e non possono essere collocati lungo percorsi preferenziali utilizzati dai mezzi di soccorso. E anche questa è un'altra domanda che spesso ci viene fatta. E per esempio il dosso, sempre dal 179, le sue caratteristiche, ha una larghezza di non può avere una larghezza superiore ai 60 centimetri, ok, e un'altezza di 3 centimetri. E l'area su cui viene installato i dossi devono essere predisposte con misure idonee per far defluire le acque, quindi si va a verificare anche questo. E i dossi possono essere posizionati fra loro la distanza da un minimo di 20 metri a un massimo di 100 metri, come avete visto lì a via Fiorentina hanno queste distanze.
è una direttiva ministeriale del 20 ottobre del 2000 e stabilisce che gli enti proprietari della strada hanno la responsabilità di garantire che i dossi artificiali non costituiscono un pericolo per la circolazione, perché dobbiamo verificare, deve essere verificato anche questo. Per il momento credo che stia tutto per quanto riguarda anche i dossi, perché come dicevo... Magari ne riparleremo, certamente ne riparleremo per dare informazioni più dettagliate, soprattutto se ne verranno installati di nuovi. Adesso noi diamo il buon lavoro alla Polizia Municipale di Siena, il saluto all'ispettore Laura Angiolini, ci ritroviamo ovviamente mercoledì prossimo. Grazie, a mercoledì, arrivederci a tutti. Grazie, questo è l'aggiornamento con la viabilità del territorio senese, del Comune di Siena e per il centro storico ovviamente, e poi per quanto riguarda invece l'approfondimento sui dossi artificiali dissuasori di velocità. Adesso ci stiamo preparando alle previsioni del tempo, quindi a capire che cosa ci attende nella giornata di oggi. C'è sempre apprensione in Italia per alcune allerta meteo, soprattutto in Veneto, sembra essere oggi la zona più critica. In Toscana che cosa succede? Soprattutto nel nostro comune, nella nostra provincia, che cosa succede? Lo chiediamo a Meteolamma, siamo già in collegamento, buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati. Ben ritrovati a voi, allora abbiamo notizie che ci danno un po' di conforto, visto che qua passiamo da un'allerta all'altra in Italia. Sì, direi che di conforto non è proprio il caso di parlare, nel senso la situazione è ancora legata a una profonda area depressionaria che insiste in area mediterranea. Come si può vedere, la nuvolosità si estende dalla Tunisia alle coste tirreniche. Questa perturbazione purtroppo tenderà a stazionare appunto sul Mediterraneo anche nei prossimi giorni, a causa di un robusto campo di alta pressione che ne impedisce la sua evoluzione naturale verso est. A tratti appunto porterà tempo perturbato anche in Toscana, quindi concentriamoci sulla nostra regione. Un peggioramento già in mattinata con piogge più diffuse sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto, possibili anche altrove, un po' più diffuse nel pomeriggio sempre sulle zone interne, proprio sul Basso Senese, il Grossetano e l'Aretino, saranno possibili anche dei temporali. In serata un miglioramento a partire dalla fascia costiera, quindi in serata e nella notte le piogge tenderanno, diciamo, ad esaurirsi per questo primo impulso perturbato. Le temperature ancora molto elevate per il periodo, soprattutto le minime, caleranno leggermente le massime. Domani avremo una tregua delle precipitazioni in mattinata, non sono attese piogge su gran parte della regione, solo qualche isolato rovescio in prossimità della costa, mentre un nuovo peggioramento nel pomeriggio con piogge più diffuse anche sul capoluogo senese, possibilità anche di qualche rovescio o temporale. Le temperature non subiranno grandi variazioni, la situazione è molto dinamica, quindi si consiglia di seguire gli aggiornamenti sia per quanto riguarda le previsioni, ma anche per quello che è l'allerta meteo, sui nostri canali e anche su quello di allerta meteo della Regione Toscana. Grazie, domani facciamo un aggiornamento ovviamente, buona giornata, buon lavoro a voi. Una buona giornata a tutti, a domani. E dunque una giornata che si preannuncia con un po' di pioggia, quindi cercate di sopportare se non siete appassionati di questo clima e di questo meteo, però insomma siamo in autunno e quindi la pioggia è un po' tipica del periodo. Noi, come sapete, ogni mattina andiamo a leggere le notizie, andiamo a commentarne altre, andiamo soprattutto a riflettere su qualche spunto che reputiamo interessante, e intanto salutiamo l'ospite che è già in collegamento, perché abbiamo il dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Artusi di Chianciano, Daniela Maier. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, eccoci qua. Allora, lo spunto ce l'ha dato lo chef Bottura, che in una sua intervista ha detto: attenzione, perché oggi i giovani puntano a fare gli chef, puntano a quel ruolo professionale, però il cameriere o comunque l'operatore di sala è importante, se non in maniera uguale, anche di più. E quindi vogliamo un po' capire intanto da voi che cosa succede, soprattutto se i giovani hanno questa aspirazione maggiore a diventare chef rispetto ad altri ruoli. È così? Indubbiamente sì, è proprio così. Al momento abbiamo molte più richieste e iscrizioni per i percorsi di enogastronomia che non di sala, sebbene negli ultimi due anni questa tendenza sia in diminuzione. Comunque è l'antica diatriba tra produzione e vendita che si verificava nelle aziende negli anni 80 e ora negli anni 2080, dal 80 al 2000, quando è nato il marketing in realtà. Cosa è più importante, no? La produzione o la vendita?
l'uovo e la gallina. Sì. Nel settore, la produzione ovviamente ha il suo perché, ma la vendita altrettanto. Cioè, e questo noi cerchiamo di far capire ai ragazzi, che ormai anche il settore della ristorazione a tutto tondo è un lavoro di squadra. Cioè le quattro competenze fondamentali, soft skill, di cui si parla nelle competenze di chiave di cittadinanza, si applicano anche in questo settore: cooperare, condividere, collaborare, comunicare in maniera corretta. Allora, io non so se la mia impressione, la nostra impressione, perché facevamo qua una riflessione anche a livello di redazione, è giusta, e cioè che negli anni è cresciuta la consapevolezza di questo ruolo professionale che voi, insomma, andate in qualche modo a creare, ed è anche cresciuta, diciamo, la vostra visibilità di un istituto Artusi che si presenta come un fiore all'occhiello per quanto riguarda il territorio. Lei sarà soddisfatta, diciamo, rappresentandolo? Allora, io sono non solo dirigente di questa scuola, ma sono stata anche docente di questa scuola, quindi mi sento parte del meccanismo e di quello, dei risultati raggiunti. Comunque è una scuola che ha una storia impareggiabile, nasce nel 59, nel 60, fa parte della storia d'Italia, è uno dei primi istituti alberghieri dopo Stresa, quindi insomma nel suo DNA c'è la tradizione, ma ormai c'è anche la consapevolezza che bisogna innovarsi e bisogna stare al passo coi tempi, e quindi sta diventando veramente il Covid è stato anche un anno di svolta, cioè grazie a tante abbiamo avuto un'opportunità di rinnovamento in attrezzature, in strumentazioni, in ciò che serve per fare didattica in modo diverso, e quindi sicuramente stiamo guardando al futuro. È veramente un'officina, un laboratoriale, come tutti gli istituti professionali devono essere secondo la normativa, veramente una bottega artigiana, un'officina laboratoriale in continuo movimento, in continua alla ricerca sempre di nuovi stimoli, di nuove esperienze. Infatti la nostra partecipazione sul territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale, insomma, 2 anni fa abbiamo rappresentato la cucina italiana a Parigi, l'impegno c'è. Ed è faticoso perché comunque siamo piccoli come dimensione, quindi però cerchiamo di mantenere nel nostro piccolo di essere all'altezza di ogni situazione, ecco, cerchiamo veramente di fare quello, ma tutto il corpo docente è orientato in questo modo, non solo i docenti tecnico-professionali, ma è necessario proprio alla luce di quelle quattro competenze trasversali fare sinergia tra tutte le materie, perché comunque è una scuola di istruzione, non è solo di professione. Ovviamente. Ecco, non ci dimentichiamo. Ecco, una curiosità, visto che a livello mediatico ci propongono varie competizioni, no, tra i cuochi, in varie trasmissioni televisive, questo fatto della competizione, di una gara, di una sfida, lo percepiscono i ragazzi che vengono lì da voi? Sì, lo percepiscono, perché in partecipazione ai concorsi è un'attività importante, anche l'occasione però per la preparazione è fondamentale per tutta la classe, perché la preparazione consente di fare prove in contesti autentici e in contesti quasi reali, a supporto poi di chi veramente viene selezionato per partecipare. Quindi la partecipazione ai concorsi è una caratteristica anche della nostra scuola, sia a livello regionale che nazionale. L'anno scorso siamo andati anche al concorso di pasticceria nazionale italiano, e anche cioè un'attenzione ai concorsi che non ancora mediaticamente è stata colta, anche per i diversamente abili. Ci sono tanti concorsi per ragazzi speciali nel settore, e noi partecipiamo e abbiamo anche avuto delle nostre soddisfazioni. Bene, allora davvero complimenti. Per chiudere chiediamo al dirigente scolastico Daniele Maier di fare un appello, dare un consiglio a chi in questo momento magari sta valutando l'ipotesi di essere un prossimo vostro allievo. Che cosa potremmo dire? Che cosa deve venirci a trovare?
La cosa più semplice, deve venirci a conoscere, perché solamente toccando con mano si rende conto delle opportunità che può cogliere nella nostra scuola. L'orientamento è iniziato, l'open day, il calendario dell'open day a breve sarà pubblicato sul sito della scuola, ma basta telefonare e sarà ascoltato in modo da prendere un appuntamento. Poi bisogna seguire il proprio cuore. L'orientamento significa anche seguire le passioni, il proprio cuore alla nostra scuola si deve venire col sorriso, con la soddisfazione di quello che si fa, anche perché questa emozione ci deve accompagnare poi in tutto il percorso della vita professionale che ci auguriamo i nostri ragazzi potranno fare, e abbiamo parecchie testimonianze di ragazzi eccellenti nel mondo. Ci fa molto piacere, tra l'altro, insomma, noi possiamo dire seguite le passioni, come ha detto adesso Daniela Maier, e poi se non diventate famosi come Bottura non è un problema assolutamente, visto che abbiamo parlato dello chef all'inizio del collegamento, ne parliamo anche adesso alla fine, sicuramente però seguire la vostra passione sarà un motivo fondamentale per proseguire il percorso della vostra vita. Grazie. Aggiungo una cosa, dietro le quinte c'è tanta gente che lavora, che non ha il nome ma lavora parecchio e allo stesso con gratificazione e soddisfazione. Il saluto a tutti loro e il ringraziamento ovviamente al dirigente scolastico che ci ha tenuto compagnia in questi minuti. Buona giornata a Daniela Maier. Buona giornata a voi, grazie. E adesso noi siamo pronti, credo, ad andare, no, ancora in pubblicità. Sì, pubblicità, certo, perché Diego dalla regia chiede la linea e allora noi ci fermiamo un attimo. Evidentemente il mercoledì è il giorno destinato al traffico, alla viabilità e a tutte le informazioni che riguardano la circolazione stradale. Abbiamo fatto l'aggiornamento con ANAS, come ogni giorno, abbiamo come ogni mercoledì fatto il collegamento con la Polizia Municipale di Siena, con tutte le notizie. Adesso rimaniamo sulle strade, andiamo un po' più in là rispetto alla città di Siena, andiamo in provincia, andiamo a Sinalunga, dove ci sarà la possibilità, insomma, di avere un tutor installato, un nuovo tutor nella Siena Bettolle. Ne parliamo con il sindaco che è collegato con noi, il sindaco di Sinalunga, Edo Zaccai. Buongiorno. Abbiamo qualche problema con l'audio, vediamo il sindaco in collegamento ma non riusciamo a sentirlo, ora forse ecco, sì. Eccoci, eccoci qua, perfetto. Sindaco, buongiorno, perfetto, ben ritrovato. Allora, direi di rompere gli indugi, sindaco, andare subito a una dichiarazione del primo cittadino di Sinalunga sulle polemiche che ogni volta che si parla di autovelox, tutor e controlli sulla velocità ci sono. Quindi qual è, diciamo, la risposta che il primo cittadino dà a chi ha fatto polemica in questo ultimo periodo? Ma la risposta poi si dà anche da sé, perché le polemiche sono contrastanti, quindi se si guarda e si ascoltano le polemiche c'è chi è contro e chi è a favore, come tutte le cose che vengono fatte e predisposte. Quindi una situazione, come dire, che è tipica un po' del nostro carattere, no? I toscani si sa che sono sempre pronti a dibattere, sono sempre pronti a fare polemica. Però venendo invece all'aspetto ufficiale, questo nuovo tutor sulla Siena Bettolle nel comune di Sinalunga, diamo qualche informazione in più. Sì, era una predisposizione, un'installazione oramai annunciata da tempo, che è stata realizzata alcuni mesi fa, nel periodo estivo, mi sembra, e avevamo anche annunciato che sarebbe stato pronto dopo le prove, diciamo, i collaudi del caso, pronto per entrare in funzione nel mese di ottobre. Così è stato, il 14 di ottobre è entrato in funzione. È uno strumento di tutela della sicurezza, insomma, dei cittadini. Da una verifica fatta nel tratto di strada della Siena Bettolle, in particolar modo io parlo del mio tratto, nel mio territorio comunale, delle situazioni di eccessiva velocità le avevamo riscontrate, insomma, anche dalle verifiche che facciamo con il laser con la Polizia Municipale. Insomma, questo qui ha scaturito la necessità e anche, diciamo, l'attenzione da parte di ANAS, che ha chiesto, ha detto, ha dato la possibilità, insomma, di poter controllare questo tipo di problema in maniera stabile. Questo è stato fatto.
Ecco, per aggiornare, diciamo, la situazione lì, il limite nel vostro territorio, nella zona interessata dal tutor, quanto è? Il limite è 110 km all'ora, la predisposizione dell'entrata e dell'uscita, quindi dei varchi, dell'entrata e dell'uscita del tutor, vuoi che se ne dica, non sono di competenza e non sono su scelta dell'amministrazione comunale, ma c'è un decreto ben preciso che tra l'altro è stato cambiato in questi ultimi anni. Il decreto ultimo, mi sembra, del marzo scorso, che ha disposto proprio la modalità e il modo di installazione di queste dei varchi d'accesso e dei varchi di uscita. Quindi non si può decidere dove metterlo, se prima o dopo l'uscita, se 100 metri prima o 100 metri dopo. Non sta all'amministrazione comunale a scegliere, ma c'è un decreto, il decreto Salvini, insomma, di recente diciamo, emanazione. Ecco, sindaco, Sinalunga è un nodo viario importante, non uno snodo, soprattutto per le varie tipologie di strade, è un centro che si trova al confine con altre zone importanti, tra l'altro al confine con territori diversi anche tra loro. Questo è un vantaggio per il vostro comune o alla fine anche un po' un peso? Parliamo di viabilità ovviamente e non solo. Ma certamente essere crocevia di viabilità importanti come la Siena Bettone, il Casello Autostradale Val di Chiana, che è uno dei più importanti, non voglio dire la provincia, ma sicuramente anche il centro Italia, insomma. Il raccordo con Perugia, la E78, quindi è chiaro che rende questo territorio importante dal punto di vista viario e quindi di conseguenza anche dal punto di vista dell'attenzione degli investimenti o delle economie che possono arrivare in un territorio. Quindi è sicuramente, sotto quell'aspetto lì, è sicuramente un vantaggio. Poi è vero, c'è da controllare affinché queste arterie, insomma, portino solo quello che normalmente di positivo dovrebbero portare, a volte non è sempre così, insomma. Le eccessive velocità in questo caso, visto che si parla di rispetto del codice della strada, spesso capita che sono, diciamo, disattese, insomma. Noi abbiamo rivelazioni anche di autovetture che passano da 180 a 200 km all'ora e credete che finché va bene, poi quando non va più bene dice ma non si erano accorti che c'era questa cosa, poi se ne dice tante altre. È vero, e purtroppo bisogna fare sempre la raccomandazione, noi soprattutto lo facciamo, come detto, il mercoledì perché abbiamo le varie possibilità di collegamento, ma insomma una raccomandazione andrebbe fatta sempre, insomma su una strada di quel tipo certo non si può viaggiare a 200, forse all'autodromo sì, si può andare al Mugello, a Misano, allora lì si può correre, ma sulle strade della provincia di Siena assolutamente no. Abbiamo parlato del tutor, grazie per questo intervento al sindaco Edo Zacchei, buona giornata, un saluto a Sinalunga. Buona giornata a tutti voi, grazie dell'invito, è stato un piacere. Grazie, ci ritroviamo presto, andremo a disturbare di nuovo il primo cittadino di Sinalunga, mentre adesso andiamo a disturbare la regia. Dai, facciamolo lavorare un po' il nostro regista, perché vedo che siamo pronti per la pubblicità e quindi rientreremo poi per chiudere la nostra trasmissione, abbiamo ancora altri argomenti da trattare ovviamente. Che cosa succede in Toscana? Ce lo dice La Nazione, dalle pagine interne troviamo anche oggi un tema, quello dibattuto durante la settimana della multi-utility, assemblea dei soci e la Toscana ai servizi, questo è il titolo, accanto arte contemporanea Carrara Capitale 2026, la spinta della Toscana. Noi andiamo avanti poi con le notizie invece di Siena, del nostro territorio, e truffano gli anziani, due nei guai, questa è l'apertura dedicata alla polizia che ha accusato una coppia di origine campana di aver portato via soldi e monili con il raggiro. Il prof Messina va in pensione, la sua chirurgia pediatrica ha fatto scuola in tutta Italia. Abbiamo parlato di eccellenze, ne parliamo spesso, ne possiamo parlare anche in questo caso per il ruolo e l'attività svolta dal professor Messina. Poi sulla pelle dei lavoratori è invece la fotonotizia, pressing della CGIL sulle istituzioni per salvare 565 posti di lavoro, la regione Toscana apre un tavolo, si parla di autunno caldo e il settore è quello della pelle.
Intervento in piscina, il piano del comune, siamo a Siena, dove rimaniamo anche per l'altra notizia, teatri, la prima red carpet con i VIP, il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli all'interno del quotidiano. Poggi Bonzi, il bilancio dei primi 100 giorni della sindaca Susanna Cenni e ancora Monteriggioni, investimenti contro gli sprechi sulla rete idrica. Pian Castagnaio, riscaldamento, il piano dei lavori modificato, ma si va avanti. E allora noi andiamo pure avanti, andiamo adesso alle pagine successive della Nazione, sulla pelle dei lavoratori, questo è il titolo dell'approfondimento, il tema è quello dell'economia, un autunno caldo che si preannuncia, Amiata, pelletterie in crisi, sono a rischio 565 posti. Dall'altra parte l'omaggio all'olio, l'eccellenza che arriva in città, ne abbiamo parlato ieri mattina con l'Unione Provinciale Agricoltori, un evento organizzato nel corso della mattinata appunto a Palazzo Berlinghieri. Adesso piscina in Piazza Mendola, via alla ristrutturazione, mentre per quanto riguarda il falso carabiniere è l'ennesima truffa. La Nazione ci racconta nelle storie di cronaca quello che è successo, la polizia denuncia altri due uomini, le vittime sono anziane di 87-83 anni, appunto residenti a Siena e Poggi Bonzi, in questo caso insomma una vicenda veramente molto particolare che non è purtroppo nella prima e forse neanche l'ultima della serie. Chirurgia pediatrica, un'eccellenza, il professor Messina ha fatto scuola, dopo 51 anni di lavoro fra università e ospedale, il 31 ottobre il primario andrà in pensione. Masgalano e premio degli Alfieri, la parola al Comitato Amici del Palio, si auspica un coinvolgimento di altri soggetti affinché la tradizione venga maggiormente rispettata. Invece per i teatri di Siena sarà una parata di stelle con nuovi scenari appunto nella sezione dedicata alla città e alla cultura. Sfogliamo ancora le pagine della Nazione, siamo in provincia con l'attrice dell'Anna Ipnotizza Colle, interpreta la famosa Suora Cabrini, e poi Poggi Bonzi, il primo bilancio, amministrazione Cenni al traguardo dei 100 giorni. Teleriscaldamento a Pian Castagnaio, nessuno stop, i lavori procedono, Monteriggioni e la tutela dell'acqua, ecco il programma di interventi, ben 747.000 euro di investimenti. Lo spazio per le prime Bibbie a stampa, anteprima all'Abbazia, in questo caso siamo ad Asciano appunto, e si parla del giovedì della visita guidata con i curatori dell'esposizione. Per le notizie sportive, dopo lo speciale sicurezza, arriviamo a quello che è il tema di oggi, un tema dedicato al derby che si gioca a Poggi Bonzi, la sfida tra Poggi Bonzi e Siena, la carica di Magrini, lotteremo per vincere il campionato calcio di Serie D, appunto con il titolo alla vigilia, ormai a poche ore dalla sfida, alle 20.30 questa sera, 4 giornate di squalifica all'allenatore del Siena. E il Leone ci crede, Calderini, partita da tripla, affrontiamo questo derby senza esasperazioni. Questa è la notizia appunto in riferimento all'intervista al tecnico Calderini del Poggi Bonzi. Invece per quanto riguarda le notizie di carattere paliesco, noi siamo al sito www.radiosienatv.it, tutte le notizie in aggiornamento in tempo reale, il Palio di Siena con Val di Montone, riconfermato capitano Rozzi, l'intervista che è stata un po' diciamo un antipasto di quello che poi ha fatto Veronica Costa, Nerozzi che dice ripartiamo da Bartoletti, rapporti con Nieddu, ha parlato anche dei Fantini, e invece per quanto riguarda la città dei mestieri al via la quarta edizione dei corsi di formazione, Contrade e ASP fanno ancora squadra in questo caso per la città dei mestieri. Noi parliamo di Contrade adesso nella rubrica dei 100 secondi con, parliamo di elezioni in Contrada, ci viene a trovare Veronica Costa. Iniziato il periodo invernale anche per il mondo del Palio. Le prime contrade sono già andate a votare per le proprie dirigenze. La prima riconferma dell'anno è stata quella di Federico Capannoli, eletto capitano del Bruco per il suo secondo mandato. Anche la Chiocciola ha dato nuovamente fiducia a Capitan Maggi in carica dal 2019. L'ultima conferma tra capitani arriva dal Val di Montone, che ha appena eletto lo scorso fine settimana con oltre il 90% dei consensi il capitano Aldo Nerozzi. Dopo le due carriere corse nel 2024 con Jonathan Bartoletti, Nerozzi è il suo secondo mandato ed è stato confermato per il prossimo biennio.
La contrada dell'Istria ha invece eletto il nuovo capitano, è Claudio Pagliantini, medico ed è stato mangino in passato con Capitan Franchi. Non ancora concluse però le votazioni in questo inverno. Al voto andranno infatti anche la Tartuca con Niccolò Rugani, in carica dal 2022, la Civetta dove l'incarico è ricoperto da Roberto Papei e poi la Lupa con il capitano vittorioso al suo secondo palio Giulio Bruni e poi anche l'Oca dove Capitan Bernardini non ricoprirà nuovamente questo ruolo. Ci si avvia quindi verso un inverno che aprirà le porte ad una primavera 2025 che sarà ricca di punti interrogativi. Pensando infatti già al prossimo palio, sono solo 5 le contrade che correranno di diritto: Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva ed Istrice per le squalifiche di Aquila e Torre. Inoltre resta l'incognita squalifiche dopo gli addebiti per le carriere del 2024 da poco consegnati. All'autunno caldo nelle contrade per quanto riguarda le elezioni, tempo dunque di elezioni in vari rioni, al titolo principale del Corriere di Siena, così chiudiamo la nostra rassegna stampa, truffe agli anziani, 4 denunce, giornate intense per la polizia, sommersa dalle chiamate delle vittime, tutti fermati sono di origine campana. La fotonotizia, maltempo, Michelotti contro Gianni, poi Robur, Magrini fermo 4 turni per le offese, Mangia Rigatti, Marzucchi che si indigna, mentre per il carcere di Ranza, gente aggrediti, la denuncia del sindacato di categoria. Partono da Siena i rapporti con il Sud America, in questo caso appunto rapporti internazionali, a Poggi Bonzi invece cenni, primi 100 giorni e la stazione è una priorità. Vediamo di sfogliare le pagine del Corriere di Siena per andare all'interno e trovare le altre notizie e quindi avere magari qualche dettaglio in più su queste truffe agli anziani. Ci sono 4 denunciati, il super lavoro della polizia che ha sventato una serie di trappole con lo stesso copione. Gli scontri tra tifosi, questo è accaduto domenica per Siena-Livorno, la questura indaga. E poi ancora, prima di chiudere, Lorea, restituiamo a Siena la piscina a Mendola e quindi certamente una novità importante, la dichiarazione dell'assessore Lorea. Siena più vicina all'America Latina è invece il titolo dell'articolo a pagina 5 del Corriere di Siena, rapporti internazionali con la nostra città protagonista. Noi torniamo domani mattina, protagonisti di Buongiorno Siena, insieme a voi, come al solito. Sarà l'appuntamento del giovedì, saluto Diego Gasparoni in regia e quindi ricordatevi, ore 7:15, non mancate.